Barbara, sono sposata da 22 anni con un uomo fantastico seduto in prima fila, ho due figli e sono un medico, quindi ho affrontato, diciamo, questo mio cammino di ricerca fin da quando ero giovanissima, fin da adolescente, insomma, sentivo una necessità profonda di esplorare delle dimensioni diverse da quelle che mi venivano proposte dal mondo esterno, dalla vita di tutti i giorni. Però da giovane, diciamo, insomma, dai 20 anni in poi, ho incominciato effettivamente a ricevere i primi segnali che questo desiderio poteva venire esaudito. E questi segnali sono venuti da alcune persone illuminate, qualche sacerdote, padre Gentili, che dall'esperienza del training autogeno che avevo fatto come preparazione al parto, avevo scoperto una nuova dimensione del mio corpo, di me stessa, che per me era totalmente nuova. Dalla pratica dello yoga, che ho cominciato a un certo punto e che mi ha fatto capire che c'erano degli stati mentali di concentrazione totalmente inattesi, inesplorati. Comunque così ho affrontato, insomma, la mia prima decade di matrimonio in mezzo al tumulto, no? Che strattona le persone, per cui fra l'incertezza del lavoro, la giovane età, lo spirito di coppia da costruire, l'arrivo dei figli, le difficoltà economiche, insomma, ero veramente continuamente, diciamo, immersa nell'affanno, le ansie, la corsa, gli orari, i bambini da prendere, i sensi di colpa di non fare abbastanza, un senso di insolvenza nei confronti del lavoro che volevo fare sempre di più e quindi anche l'ambizione, una sensazione di incapacità, di non riuscire a portare tutto a termine, di non fare tutto bene, la mania del perfezionismo. Insomma, capite bene che questo era un tourbillon di sentimenti che probabilmente molti di voi hanno condiviso e che mi facevano stare effettivamente male. E così, insomma, attorno ai 40 anni finalmente arrivano in modo fortuito, e questa volta tirata da mio marito, che ha insistito a voler partecipare a questi incontri di Marco in coppia, perché sottolineo che questa è stata uno dei nostri punti di forza, aver affrontato questo percorso insieme, è stato un grande dono. E ho cominciato e bisogna dire che è vero che è un processo molto lungo quello che ci viene proposto, però onestamente già dai primissimi incontri che avevamo fatto con Marco vi confesso che erano usciti subito i punti nodali dei miei problemi. Anche rileggendo a distanza di 5 anni le cose che avevo scritto, gli appunti che avevo scritto in questi primi incontri, trovo che avevo immediatamente identificato quali erano i punti cruciali. Quindi di fatto i risultati, i frutti erano usciti quasi subito. Qual è il problema? È un po' come, vi faccio un esempio da medico, come quando uno c'ha il mal di schiena, no? Allora c'hai il colpo della strega, rimani incriccato, stai lì, stai malissimo, c'hai il dolore, però non capisci bene il perché. Poi vedi Super Quark, oppure vedi la pubblicità, quella dell'antidolorifico, che ti fa vedere in trasparenza la colonna vertebrale, i dischi che si schiacciano, i nervi che vengono premuti, e allora il dolore che si irradia, e finalmente capisci, dici, ah, ecco perché io ho questo male. Ecco, il percorso che facciamo con Marco è un po' questo, cioè dai punti di dolore che abbiamo, riuscire a capire esattamente qual è il meccanismo che c'è sotto. E allora, se comprendi il meccanismo che c'è sotto al tuo dolore, alla tua insofferenza, alla tua ansia, alla tua paura, ai tuoi sensi di colpa, già la situazione cambia moltissimo, perché puoi finalmente vivere in modo diverso il tuo dolore. Invece che viverlo passivamente, un dolore che sta fuori di te, all'esterno, sulla tua pelle, sull'esterno del tuo corpo, lo vedi dall'interno. Perché Super Quark ti ha fatto vedere dentro come è fatta la colonna, com'è la questione di tutti i dolori del mal di schiena e del colpo della strega. E quindi non è più passivo questo dolore, ne prendi coscienza. E allora riconosci i meccanismi e comprendi anche gli effetti.
Una volta che capisco, per esempio, perché mi dà così tanto fastidio quando l'amico mio mi si rivolge in modo aggressivo, io ci sto male per 2 giorni, non ci dormo, allora incomincio a dire, ah, ma io sto male perché col lavoro che facciamo nei gruppi riesco a ricondurre quella delusione, quel dolore interno, quella rabbia a un momento di difficoltà, di dolore analogo che ho vissuto quando ero più piccola, in condizioni particolari e che mi è rimasto così registrato nel cuore e nella mente che non riesco più a staccarmelo. Allora se lo riconosco incomincio a dire, beh, però questo è un dolore che ho capito la causa, lo affronto più serenamente. E allora la prima cosa che faccio, correggo la postura, no? C'ho il colpo della strega, sto attenta a non stare chinata nel verso sbagliato. Allora, se posso correggere la postura, significa che la prossima volta quando incontro il mio amico che mi aggredisce allo stesso modo, io so che non ho bisogno di arrabbiarmi e tenermi quel rancore, quel sentimento di dolore per tanti giorni, perché so a che cosa ricondurlo. Poi evito gli sforzi, evito i movimenti traumatici. Mi viene il colpo della strega, inutile che sollevo i pacchi da 10 kg ciascuno, perché sicuramente starò male. E quindi saprò anche che affrontare le persone che sono aggressive nei miei confronti, forse c'è un modo diverso anche di approcciarsi nei loro confronti per evitare che si scateni questo affrontarsi di aggressività e di dolore mio e di aggressività di ritorno rispetto all'altro. E poi mi accorgo anche dei movimenti compensatori, sicuramente vi sarà capitato, per esempio, di avere male alla caviglia destra o al ginocchio destro, e allora che cosa facciamo? Camminiamo di più sulla gamba sinistra perché cerchiamo di non sforzare tanto la gamba destra, e dopo un po' che succede? Che ci fa male anche la gamba sinistra. Devo stare attenta quindi che nei miei tentativi di non sentire dolore e di non provare rabbia nei confronti delle persone che incontro e delle situazioni dolorose della vita in cui mi trovo, non scattino dei meccanismi e delle strategie che mi fanno stare peggio. E questo, vi assicuro, è uno dei meccanismi più frequenti, perché da questo deriva l'ulcera gastrica, la pressione alta, le malattie dermatologiche, l'asma, eccetera, eccetera, eccetera. E poi alla fine che faccio? Se ho sto colpo della strega e sto lì incriccata che sto male, imparo a riposarmi. E le cure sono di tanti tipi, sono gli incontri con Marco, ma insomma sono anche le letture, il silenzio, lo psicologo bravo, lo yoga, le passeggiate. Penso che ognuno può trovare la combinazione più appropriata di cure che si possono fare. Però la cosa essenziale, naturalmente, è trovare un buon medico. E il buon medico, con tutto il rispetto e l'affetto per Marco, per gli amici che nei gruppi ci aiutano e ci fanno andare avanti, secondo me il medico bravo è, chiamatelo come volete, Dio, lo spirito universale, l'efflato del bello, l'armonia, la coscienza cosmica, non lo so, possiamo chiamarlo in tutti i modi che volete, ma secondo me è proprio questo che ci aiuta innanzitutto ad andare a visita da lui, è lui che ci stimola, dobbiamo andare a visita, dobbiamo ascoltarlo, perché se non ascoltiamo, se non facciamo sufficientemente silenzio per dar retta a quello che ci dice il medico, noi le cure giuste non le faremo. E quindi lui ci dà le sue raccomandazioni. E la cosa incredibile è che queste raccomandazioni ce le dà con grande rispetto, con grande dolcezza. Questo spirito universale ci parla proprio dal profondo del nostro essere, proprio quella piccola scintilla che quando riusciamo a fare tanto, tanto, tanto silenzio o mettiamo gli occhi in un punto fisso che ci perdiamo, lì la ritroviamo perché siamo noi, siamo proprio noi. E con questa dolcezza, ma anche con questa forza, con un'energia solare, è lui che ci guida e ci guida proprio verso l'essenza del nostro essere ed è una scoperta incredibile. Grazie.